Ben ritrovati da Vedili insieme per i prossimi 30 minuti, i primi 15, lo avete sentito dalla sigla con gli amici di Alia. Dite la verità che state già cantando i nostri jingle nuovi, vi sono entrati in testa senza ombra di dubbio alla nostra Raffaella delle team di Alia. Ciao, ben ritrovata Raffaella. Buongiorno Eva, Visto che buongiorno a la tutti. Sì, canticchiavi, eh? Bene, me la bene. stavo godendo. Bene, ci fa piacere perché questo, insomma, l'effetto che deve fare canticchiare anche il jingle di Lady Radio dimostra senza ombra di dubbio, insomma, che i jingle sono poi carini e poi che comunque siamo la vostra radio di riferimento anche per la città di Firenze. Lo avete dimostrato anche durante l'indagine d'ascolto, quindi poi siamo sempre sotto esame, quindi le indagini proseguono e se tante le volte vi arriva una chiamata e vi chiede, insomma, che radio state ascoltando, noi speriamo che la vostra risposta sia proprio quella, insomma, di Lady Radio. Poi, come sempre, vediamo le altre opportunità che sono Radio Mitologi 7080, che sempre fa parte del nostro gruppo, così come RDF 102.7 e Radio Divina, ovvero la più italiana delle radio. Grazie a Luca Paradisi, al coordinamento tecnico, a voi che ci seguite anche in video. Grazie invece al nostro canale YouTube Lady Radio Firenze, dove vi invitiamo ad iscrivervi per non perdervi le nostre dirette, ma anche tutte le nostre trasmissioni che trovate memorizzate dalle 7 del mattino sino alle 19, in più anche altri contributi inediti come le interviste, le video interviste con i nostri ospiti. Voi che invece avete scaricato l'app, avete fatto la cosa giusta, vi salutiamo e vi ringraziamo, così come chi ci segue in streaming, ladyradio.it. Ricordiamo che a disposizione c'è sempre il 3925 727775, il servizio di SMS, WhatsApp, anche audio, se volete intervenire in diretta allo 055 572637. Seguite anche i nostri canali social, per questo ringraziamo Filippo che è sempre al lavoro, così come vado a salutare anche la nostra prima ospite, perché con Alia e con Firenze Città Circolare, proseguiamo il viaggio alla scoperta di quelle che sono le realtà fiorentine sensibili al tema della sostenibilità e dell'economia circolare. 2 settimane fa abbiamo infatti ospitato Vittoria, che salutiamo, di Madame Flo. Oggi è il turno di Marina Semprini, referente territoriale di Confartigianato per la sostenibilità e fondatrice di Life Object. Grazie per essere con noi, Marina. Benvenuta in trasmissione. Buongiorno, buongiorno Lady Radio, buongiorno a chi ascolta, che bello sentirvi, buongiorno. Che bello, a noi fa piacere invece ospitarti, carissima Marina, te come imprenditrice, designer fiorentina, ma anche veramente una delle referenti territoriali di Confartigianato per quella che è la sostenibilità. E allora, quali sono, iniziamo subito, le iniziative e la filosofia di Confartigianato su questo tema e quali le tue come imprenditrice? Beh, allora diciamo che si arriva su un focus base che è quello di Confartigianato, di riporre in noi che siamo sul territorio come imprese, commercianti, come artigiani, il desiderio di comprendere e coordinarsi con Confartigianato per capire, per proporre, per relazionarsi al territorio. E questo fa sì che noi si osservi Confartigianato come qualcuno che ne fruisce per prima. Confartigianato ha una sua chiave di sostenibilità che io amo molto e che mi ha portato ad apprezzarla come fruitrice, oltre che poi come coordinatore, e che è quella di lavorare tantissimo sulle relazioni e sui servizi, sulle relazioni di territorio tra imprenditori, tra artigiani, mettendoci in relazione sempre in modo molto lucido e molto capace di mettere in condizione un territorio di lavorare su se stesso, senza bisogno di andare a cercare i servizi chissà dove. E poi anche una grande lucidità, una grande capacità e professionalità di servizi, perché specialmente negli ultimi 3 anni ce ne siamo accorti, una grande capacità davvero di mettere in funzione, mettere in relazione quello che serve veramente agli imprenditori. Uno fra tutti è il consorzio di Multienergia, che in questo momento è un argomento molto 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 tosto. E essendo un consorzio che è interno direttamente a Confartigianato, dà una valutazione continua e capace di quelle che possano essere i cambiamenti e le consulenze necessarie ad un'azienda su un argomento così cocente, così attuale.
Per quanto riguarda Life Object, io sono nel mondo del tessile e dell'abbigliamento, curiosamente su Scandicci, quindi sono come una piccola mosca bianca in mezzo alla pelletteria, ma in realtà ci sto benissimo perché è un territorio di una lucidità e di una apertura di cui vado molto orgogliosa, e sono anche coordinatore sul territorio di Scandicci. E Life Object per me vuol dire due cose nella sostenibilità: l'insostituibilità delle mani, perché le mani di un artigiano, le mani di chi sa fare qualcosa non si possono modificare, non si possono esportare con facilità e quindi rimangono un frutto, un diritto, un dovere di un territorio, perché siano, come dire, conservate, tutelate e anche ravvivate anche, no? Anche da aspetti di grande modernità e di contemporaneità. E poi dalla durevolezza di ciò che si fa. Io mi occupo di abbigliamento e per me se un capo è durevole è ciò che di più sostenibile si può avere, perché ovviamente non ha tempo e lo porti con te quanto vuoi e come vuoi. Ed ovviamente anche l'utilizzo di tantissimo materiale meraviglioso che abbiamo, specialmente in Toscana, grazie a Prato, nel deadstock di grossisti che hanno materiale italiano straordinario, veramente bellissimo. Senti Marina, ma che cosa significa nel mondo dell'artigianato essere sostenibili? E che cosa insomma fa di un capo d'abbigliamento un prodotto sostenibile? Come facciamo anche noi a riconoscerlo da consumatori? Questa è una domanda importante perché c'è una giusta e doverosa attenzione da parte delle persone, ma c'è una necessità da parte nostra di proporre, di far comprendere sempre meglio con onestà ciò che si fa, perché sono veramente tante le figure in Italia che fanno con meraviglia cose belle e durevoli. Credo che una cosa in particolare possa aiutare ed è qualcosa di molto odierno, di molto contemporaneo. Alla fine i social ci aiutano a capire il racconto, no? Lo storytelling di ogni impresa. E lì si capisce, no? Ci si può innamorare di una storia, comprenderla, venendoci a trovare di persona, utilizzando l'online, facendo domande. Quello che può essere molto importante è anche un aspetto di osservazione di quello che è contrario, diciamo, a quello di cui si parla, che è il cosiddetto greenwashing, no? Quelli che fanno finta e no? Si dipingono come sostenibili ma non lo sono. Un artigiano non potrebbe, non ce la farebbe mai a non essere sostenibile perché è nel suo DNA ed è nella sua necessità proporre qualcosa di cui poi possa avere un riscontro positivo. Raccontate bene, raccontiamo bene noi artigiani e voi domandateci e chiedeteci di raccontare la nostra storia. Sicuramente ci sarà modo di capire, di trovarsi di fronte cose meravigliose. Poi ci sono tante occasioni, no, di incontro e sicuramente è un modo molto, molto interessante per trovarsi degli oggetti fra le mani che rimarranno vostri per sempre, con durevolezza. Senti, siamo quasi in chiusura, ma lavorando molto anche con l'estero e hai così anche l'opportunità di vedere come viene percepito proprio il tema della sostenibilità negli altri paesi, hai notato delle differenze con l'Italia? Sì, indubbiamente, indubbiamente. Se si potesse coniugare il know-how e la storia italiana, delle capacità del know-how italiano in tanti aspetti della manifattura, con la serratissima, lucida capacità, per esempio in Nord Europa, in Germania, in tanti paesi, di comprendere e mordere sulla questione sostenibilità e su tanti aspetti anche di rapidità della legge di accesso. Ovviamente, guarda, faremmo il top perché avremmo le capacità italiane insieme alla lucidità estera. Però io non mi abbatterei tanto, se no c'è tanto desiderio e soprattutto ci sono tanti ragazzi, io internalizzo e tengo con me ragazze molto giovani
che spero sempre di più di far crescere anche lavorativamente, e sono ragazzi che hanno una grande visione. Osserviamoli, portiamoli con noi, facciamoli lavorare con noi, con il diritto di un lavoro serio e trasparente, ma e facciamoci raccontare cosa è meglio fare, qual è il mondo migliore che c'è qua, e lo possiamo fare anche noi. Grazie, grazie davvero a Marina Semprini, referente territoriale di Confartigianato per la sostenibilità, ma anche fondatrice di Life Object. Grazie davvero per essere stata qua con noi su Lady Radio. Buon lavoro. Grazie alla Lady Radio, grazie. Andiamo da Raffaella delle Team. Intanto c'è un nostro ascoltatore, vabbè, dai, mamma mia, perché è un amante degli anni 80 e quindi dice: non scherziamo su certe cose, chiamarsi i Team, insomma, non i Team, ce n'è uno solo e fa parte della nostra gioventù il principe, ma l'A-Team è per dire proprio, vi ricordate insomma quella che era la missione dell'A-Team, ecco, ed è un po' la missione dei nostri ragazzi di Firenze Città Circolare. Tra l'A-Team fa parte anche Raffaella, sì. E allora il progetto Firenze Città Circolare, Raffaella, prosegue con l'attivazione di nuovi cassonetti che si aprono con l'A-Pass. La scorsa settimana abbiamo avuto proprio qui in trasmissione anche l'assessore Andrea Giorgio, che ci ha parlato di questo e anche di un altro modo per venire incontro insomma ai cittadini. Sono stati istituiti nuovi info point, ci puoi allora chiarire un attimo che cosa servono? Allora, gli operatori di Alea consegnano l'A-Pass, quindi la chiavetta e tutto il materiale informativo a tutti i cittadini fiorentini iscritti a Tari. Cosa succede se quando passano non vi trovano a casa? Lasciano un comunicato dentro di non trovato dentro la cassetta della posta. Ecco che nascono questi info point temporanei dove Alea Servizi Ambientali si mette a disposizione del cittadino per poter effettuare il ritiro a chi gli è stato comunicato che non è stato trovato a casa. Quindi coloro che non hanno ricevuto questo avviso non è necessario che si rechino agli info point temporanei. Ci tengo a sottolineare, che è una domanda che ci fanno spesso in questi info point, che anche chi usufruisce del servizio porta a porta può ha diritto di richiedere appunto l'A-Pass per motivi di emergenza, quindi lascia la città e non vuole lasciare l'umido a casa. La diamo anche a chi usufruisce del servizio porta a porta. Dove sono collocati gli info point? Allora, guarda, ho qui la mia listina, perché l'abbiamo sempre dietro, noi dell'A-Team cerchiamo di fare del nostro meglio. Sono nelle aree in cui viene effettuato il passaggio al nuovo servizio, quindi adesso sono nelle zone di Fortezza VSE e di Gavinana a Ripoli. Ora, carta e penna a tutti, perché diciamo tutti gli orari e tutti i posti. Vai. Allora, Centro Soci Coop, Piazza Leopoldo, ogni sabato dalle 9 alle 13. Invece siamo al Circolo Il Progresso, via Vittorio Emanuele II, 135, ogni mercoledì dalle 15.30 alle 18.30. Centro Soci Coop di Gavinana, ogni sabato dalle 9 alle 13. E Centro Anziani Il Lido, via Giampaolo Orsini 44, ogni giovedì, alle 15.30 alle 18.30. Quindi ogni settimana però vengono messi nuovi presidi, quindi andate sul nostro sito www.firenzecittacircolare.it per vedere tutte le nuove vie, tutte le nuove postazioni. E naturalmente ci tengo a sottolineare che gli info point stabili delle sedi dei 5 quartieri rimangono sempre attivi. Risposte ai nostri amici: mi si è rotto un'anta di una scarpiera con rifinitura in vetro, posso gettarla nell'indifferenziato? Sottolineo che è di piccolo volume, non ingombrante. Ah, ok. Allora sì, il suo posto è residuo non differenziabile se entra nel sacchetto del residuo non differenziabile o nel cassonetto del kit porta a porta, se no ritiro gratuito degli ingombranti. Bene, io ho uno studio professionale in via Cavour dove sono stati messi i nuovi cassonetti, io non ho ricevuto la chiavetta, la devo prendere? E se sì, dove posso recarmi a prenderla? Allora, grazie. In via Cavour il sistema di raccolta non è ancora attivo, quindi potete ritirare la chiavetta presso gli info point, però se lo fa un dipendente mi raccomando la delega, che potete scaricare dal sito. Per un negozio di abbigliamento in via dello statuto invece come funziona? Allora, cambia un pochino qui la procedura, quindi invitiamo la proprietaria di contattare Alea per ricevere il kit e attivare il sistema di raccolta domiciliare per il conferimento di carta e cartone. I tappi di penne, pennarelli ed evidenziatori possono andare nella plastica? Tutto, penne, evidenziatori, pennarelli, tutto nel residuo non differenziabile, come la maggior parte degli articoli di cancelleria come righelli, gomme.
Non ho potuto seguire la riunione online del 12 settembre sui nuovi cassonetti nel quartiere 3, dove posso rivederla? Allora, sul canale YouTube di Alia Servizi Ambientali, quindi potete andare direttamente a digitare Alia Servizi Ambientali nella barra di ricerca di YouTube oppure all'interno del canale di Alia nella playlist Firenze Città Circolare. Fede da Scandicci, cartoni dove c'era la pizza, indifferenziata o cartone? Allora, il cartone è simpatica questa cosa, se è sporco, quindi più si calcola più del 10%, togliete la parte sporca, quella va nell'organico e il restante nella carta. Se invece ci sono solo piccole macchioline, può andare nella carta. Bene, grazie Raffaella delle team, grazie agli amici di Alia che ritroveremo martedì prossimo. Ci scuserà la nostra ospite che salutiamo subito, ovvero Cristina Scaletti, ricordo referente, presidente del Centro Regionale Malattie Rare della Regione Toscana. Grazie per essere con noi, Scaletti. Grazie, grazie a voi, grazie veramente a tutti voi. E allora entriamo proprio in merito ad un appuntamento quest'oggi, perché torna la sesta edizione del Rare Disease Hackathon, è così che si dice? Dove ci si... Ecco, bene, bene, perfetto. Allora, intanto entriamo in merito a cosa accade in questa sesta edizione e di che cosa parleremo. Ecco, innanzitutto io vi volevo ringraziare perché una delle caratteristiche essenziali per le malattie rare, lo dico non solo dal ruolo istituzionale che rivesto come responsabile clinico della rete regionale delle malattie rare, ma di tutto il mondo delle malattie rare, perché una delle prime esigenze sono patologie con un'incidenza bassissima, una persona su 2000, ma la maggior parte una su 100.000, una su 1.000.000, quindi sono rarissimi. E una delle cose più importanti è parlarne, è farle conoscere, raccontarle, far vedere che è uno degli elementi essenziali anche portati avanti dalle associazioni che sono così fondamentali, associazioni delle malattie rare, Eurordis a livello europeo, Uniamo a livello nazionale, che tra l'altro partecipa attivamente a questa edizione di cui stiamo parlando, e il nostro forum regionale delle associazioni per malattie rare. Parlarne, farle conoscere e insieme a questo mettere in campo le competenze di ognuno di noi, quindi le competenze istituzionali, le competenze dei professionisti, le competenze delle associazioni, le attività dei malati e le attività dei ricercatori. Questi sono dei dogmi, diciamo, per quanto riguarda le malattie rare, perché le quattro parole d'ordine sono, come abbiamo detto, appunto, conoscenza, farle conoscere, raccontare, fare vedere, perché se sono rarissime al tempo stesso sono tantissime e quindi impattano in maniera rilevante sulla popolazione, e pertanto riuscire quindi a parlarne, riuscire a fare prevenzione attraverso gli screening neonatali per identificare quelle patologie che poi possono essere curate, e con la cura tempestiva cambia completamente la storia naturale delle malattie. E poi successivamente l'assistenza, la presa in carico dei pazienti e ancora una terapia, la terapia che possa essere determinante per riuscire a guarire queste persone o a rallentare il decorso delle malattie. E la ricerca, fondamentale per tutti questi aspetti. Abbiamo bisogno che i ricercatori lavorino sulla prevenzione, sulla diagnosi, sull'assistenza, sulla terapia dei malati rari, e questo abbiamo bisogno sia a livello europeo, dove succede in maniera rilevantissima, come Regione Toscana partecipiamo a tutta una serie di programmi europei proprio sulle malattie rare, a livello nazionale, a livello regionale. Dico questo perché tutti i temi che sono essenziali per le malattie con un impatto più considerevole sulla popolazione diventano ancora più importanti per le malattie rare. Lavorare insieme, fare squadra, non in maniera così solo per raccontare il tema fondamentale del lavorare in squadra, ma perché qui diventa determinante. Quindi all'interno del forum Sistema Salute, dove si svolgono ogni anno, insomma, da una parte gli stati generali e dall'altra appunto il Rare Disease Hackathon, dove persone sperimentano in un modo trasversale che cosa potrebbe essere utile per le persone con malattie rare. Ecco, questi sono temi che vengono toccati e che per noi da un punto di vista istituzionale, ma anche come professionisti, è fondamentale, perché ancora di più qui nelle malattie rare conta non solo la medicina, che è fondamentale perché chiaramente determina la presa in carico del paziente, la prevenzione e la cura,
ma anche altre branche fondamentali come l'ingegneria, la fisica, la matematica, l'ingegneria biomedica. Noi all'interno di Regione Toscana abbiamo un advisory board che è proprio un organismo deputato alla ricerca con esperti di livello internazionale che sono di competenze molto diverse tra loro, ma proprio perché qui conta tantissimo anche l'analisi del dato, l'analisi dell'incidenza, l'analisi di tecniche nuove, oltre alla genetica, alla genomica, insomma, per poter far diagnosi di malattia rara. Ecco, questo è un elemento importantissimo che qui nel Real Disease Hackathon toccheranno, insomma, si confronteranno con idee progettuali che possono essere legate alla qualità della vita del paziente, alla qualità della vita dei caregiver, perché anche qui ricordiamo quanto la famiglia sia essenziale, insomma, nella tenuta del sistema, esatto, perché la maggior parte delle volte appunto i caregiver sono proprio i familiari che accudiscono, insomma, la persona con malattie rare. Spesso sono bambini e spesso appunto c'è un carico, oltre che sociale, economico, eccetera, proprio un carico personale, psicologico rilevantissimo. Noi abbiamo anche un centro di ascolto come Regione Toscana proprio per riuscire a fare in modo, insieme a tutti gli altri presidi che abbiamo per riuscire a dar mano ai pazienti con malattia rara, laddove sussistono delle difficoltà anche personali, anche familiari, noti ovviamente di inquadramento, insomma, pazienti in cerca di diagnosi, pazienti con difficoltà, pazienti che girano il mondo, purtroppo ancora oggi c'è il pellegrinaggio sanitario per le persone con malattie rare e per i loro familiari. Ecco, noi vorremmo arginare tutto questo e quindi abbiamo messo in piedi come Regione Toscana una rete dove dentro ci sono i pazienti, dove dentro ci sono i professionisti, dove dentro ci sono le aziende sanitarie, la regione, tutte le branche della regione, dalle reti sociali appunto alla ricerca, alle reti cliniche, lavorare insieme, perché questo è determinante. E in un contesto come quello che comincia oggi, che il 6 vedrà appunto l'evento in cui parteciperò anch'io, il merito straordinario, oltre appunto alle tematiche, all'attenzione e anche alla rilevanza degli argomenti trattati, è che se ne parla, le persone cominciano a essere sempre più consapevoli e stanno svolgendo un grande lavoro. Quindi noi siamo molto orgogliosi, io partecipo con grande piacere a Rare Disease Hackathon, insomma, come esperta all'interno, insomma, del panel. L'ho fatto lo scorso anno, l'ho fatto anche 2 anni fa ed è un piacere, perché poi vedere, insomma, ragazzi, squadre che si confrontano insieme per lanciare progetti con i quali si può aiutare una singola malattia, un singolo gruppo, la vita quotidiana di un paziente che ha difficoltà motorie, che ha difficoltà visive, che ha difficoltà cognitive. Ecco, sfidarsi da un punto di vista ovviamente virtuoso per cercare soluzioni sempre migliori. Ecco, noi abbiamo bisogno di tutto. I pazienti, le persone con malattie rare hanno bisogno di tutto, hanno bisogno di tanto amore da parte di chi sta intorno, ma anche di tanta competenza, di tanta comunicazione, di tanta ricerca, di tanta assistenza. Grazie, grazie davvero a Cristina Scaletti, ricordiamolo, presidente del Centro Regionale Malattie Rare, per essere stata qua con noi sulle di radio. Adesso tra pochissimo arriva Mentana che commenta il viaggio in America di Draghi. Noi ci risentiremo più tardi con l'informazione, rimanete con noi, perché ricordate, poi insomma ci sono tutti i nostri appuntamenti dalle 11 alle 11:30, poi c'è Firenze Parla, Radio Viola, insomma restate con noi.